Allora, siamo qui sul lago Fusaro insieme a una delegazione di cittadini, perché all'altezza del Reggio Lagno abbiamo scoperto che il canale che dovrebbe raccogliere soltanto le acque pluviali provenienti da Monte di Procida, da Torre Gaveta, dalle Tre Vie e dal Fusaro, in realtà è ricoperto di fogna. Probabilmente c'è qualche scarico abusivo, non sappiamo di chi, non sappiamo se di abitazioni private o se magari è la fogna o del comune di Bagoli o del comune di Monte di Procida che potrebbe per sbaglio sfociare nel Reggio Lagno. Come vedete è completamente piena di fogna, si sente un odore maleodorante che sfocia e la fogna sfocia direttamente nel lago. Abbiamo chiamato i vigili urbani che sono subito accorsi sul posto, abbiamo chiamato i carabinieri che hanno già avvisato l'ARPAC. E in arrivo anche l'assessore all'ambiente Scotto Di Vetta e vedremo come si svilupperà la vicenda, se qualcuno vorrà occuparsi della cosa. La fogna sfocia direttamente nel lago, il lago dove vengono allevate cozze, mitili vari. Allora, ci troviamo sempre sulla pista ciclabile realizzata per ordine dell'amministrazione guidata da Antonio Coppola. Ci troviamo attorno al lago Fusaro. Qui la pista ciclabile non è stata ancora terminata. È stato fatto giusto un quarto del perimetro del lago, attorno al perimetro del lago. Sono già stati installati alcuni faretti, ma come vedete sono completamente inutilizzati. Sono stati ricoperti dalla vegetazione, quasi non si riesce a passare nella pista ciclabile. I faretti sono a centinaia attorno al tratto di pista già realizzato. Molti di questi sono già stati distrutti dai vandali e non sono mai stati accesi, tutto con fondi pubblici. Addirittura sono state piantate delle piantine messe apposta anni fa, adesso ricoperte completamente dalla vegetazione. Non c'è manutenzione, non c'è nessuna intenzione di terminare i lavori e questa è la pista ciclabile del Fusaro. Ci troviamo a pochi metri dal Reggio Lagno, all'altezza della foce del lago Fusaro. Questa foce si collega con il mare di Torre Gaveta, proprio all'altezza di Villa Vazia. Come potete vedere è completamente ostruita. L'acqua dovrebbe continuamente passare dal lago al mare e invece è completamente ostruita da detriti, da melma e da terreno. Prima i residenti ci raccontano che la foce qui, l'acqua era alta perlomeno 2 metri. Adesso si è completamente interrata perché non c'è ricambio d'acqua. Guardate da tutti e due i lati del ponte. C'è di tutto. Parliamo di scempio, di disastro ambientale. Questa è la foce del lago Fusaro, che dovrebbe collegare il lago al mare. Ecco come, qual è le condizioni in cui le troviamo oggi. Detriti, melma, ricoprono e ostruiscono completamente la foce. Vediamo resti di lavatrici, di motorini, spazzatura varia che ottura completamente il ricambio d'acqua del lago, che sta lentamente morendo. Il cattivo odore si sente in tutta la zona perché la foce è completamente ostruita. Si spendono milioni e milioni di euro per cose ben più futili. Invece il lago Fusaro si trova in queste condizioni. È uno scempio davvero. Speriamo che qualcuno se ne voglia occupare, dal comune all'ente parco al centro ittico campano, territorio su cui ci troviamo. Aspettiamo che le istituzioni ci diano delle risposte.